sono alle prese con una casa per detenuti in Sardegna, a Serdiana, dove io quasi ogni anno andavo e vado, e voi avete conosciuto Don Ettore Cannavera, che è venuto qui a presentare le omelie di Arturo Paoli, no? Una persona squisita che ha dedicato la sua vita e i suoi averi ai detenuti. Il padre ha lasciato tutti i suoi possedimenti terrieri belli, belli, dividendoli fra i fratelli, tre fratelli. Due fratelli hanno ceduto la loro parte al fratello prete, per cui il terreno del padre è rimasto unito, e tutto questo terreno è stato dato ad un'associazione, La Collina, in cui c'è un carcere alternativo per ragazzi che altrimenti sarebbero in prigione. In questa cooperativa, in questa comunità, si coltivano gli ulivi, sono una distesa enorme, enorme di ulivi, le vigne, loro producono olio e vino. Il vino che usiamo qui per l'Eucaristia viene da lì. Ogni tanto io faccio venire qualche tanica di olio, ed è l'olio con le olive macinate nello stesso giorno della raccolta, quindi non c'è nessun grado di acidità. Il secondo elemento è che tutte le olive vengono raccolte a mano, non con i rastrelli. Sapete che l'olivo ha delle regole precise se si vogliono fare. Ed è anche un centro culturale grandioso, forse uno dei più grandi della Sardegna. La regione aveva preso degli impegni, aveva fatto delle delibere che adesso non mantiene. Per cui, per esempio, l'editrice, la casa editrice, La Collina, che era collegata, era una delle attività, ha dovuto chiudere. E probabilmente dovrà chiudere anche tutto l'insieme, no? In questi giorni, venerdì e sabato, ho inviato un facsimile, adesso lo spedirò a tutte le mie indirizzi, ancora con due o tre email del Presidente della Regione, dell'Assessore alla Sanità, e da inondarli con un testo scritto da prendere e copiare e da inviare a questi signori che stanno non solo svendendo la Sardegna, ma la stanno inabissando, inabissando. Perché o imponiamo ai nostri, miei non sono, politici, l'obbligo del bene comune, perché loro non sono né proprietari né gestori, sono solo servi del bene comune. E a noi spetta il controllo. A noi spetta il controllo. Se dovesse chiudere questa casa, che è ormai da 16 anni, che è uno dei punti di riferimento, pensate che per andare lì alla collina bisogna per forza andarci in macchina, perché è in una località assotta di Serdiana, e ogni volta che c'è un incontro, ed è diciamo tutte le settimane, iniziative su iniziative, è sempre pieno, sempre. Io a suo tempo avevo pensato di lasciare la mia biblioteca a questa comunità, perché ha una buona biblioteca, e la mia non è una biblioteca, diciamo così, di un ammasso di libri, una signora biblioteca, perché lì per esempio andavano studenti per fare delle ricerche, è un laboratorio, e chiudere si fa presto, poi non si riapre più. Mi fa una pena enorme, perché l'impoverimento di una collettività, anche perché era l'unico posto che io conosco
in cui si attuava la Costituzione come il carcere, come recupero. I ragazzi erano pagati per il lavoro che facevano e quindi quando uscivano non uscivano con il sedere scoperto, uscivano che avevano anche la possibilità, e alcuni che erano già sposati e avevano figli, con quello stipendio mantenevano anche la famiglia. E poi leggo sui giornali lo scandalo dell'ENI, lo scandalo del più grande d'Europa del COSIP di 1.250.000.000, diviso a fette, sta per essere messo tutto a tacere perché è implicato il governo precedente. Veramente viene la voglia di fare una rivoluzione come si deve, con i fiocchi e con i baffi, perché non è possibile uno sperpero continuo di denaro pubblico e la chiusura delle eccellenze e la povertà che dilaga. Non è possibile. Poi vengono a dirmi che non devo fare politica. Gesù che cosa ha fatto? La domanda che io mi pongo è: se Gesù fosse qui al posto mio, che cosa farebbe? Farebbe quello che ha fatto al suo tempo. Cioè direbbe che la religione e la struttura economica e la ne sono i nemici principali della persona. Questo ha fatto Gesù. Infatti lo hanno fatto fuori. Però è meglio essere fatti fuori piuttosto che essere complici. Sì, ma essere possibile dal gelu, sì, spirito invisibile piccavo, las formas che furabo da e gelu, su sole sosiste. Pro poder.